Ero in una gita organizzata con dei signori e mio fratello autistico. Facciamo tappa al bar. Mio fratello si mette in fila per il bagno, io mi prendo un caffè. Dopo una decina di persone, finalmente lui entra, poi ci diamo il cambio e mi metto in fila anch'io. Una signora appena uscita dice a quello dopo: "Là per terra c'è un disastro. Prima c'era uno un po' strano, non è tanto normale. L'ha fatta dappertutto." E se ne va. Il signore dopo esce dal bagno e ad alta voce fa: "Attenti che là c'è un casino, è stato il ragazzo di prima." "Ma chi?" fa un altro. "Poi te lo faccio vedere, con noi." "Ah, ho capito chi! Ma sì, è quello che c'ha i problemi, non ha centrato il buco." E se ne va. E mi rendo conto che parlano di mio fratello, che vive con me e lascia sempre il bagno pulito. E ogni persona che esce ripete la stessa cosa. Allora faccio: "Ma smettete di dirlo, io lo conosco, magari è stata una delle 20 persone prima di lui." Ma è stato inutile, perché ormai tutti credevano fosse stato quello strano. E questi giudizi sono terribili, perché etichettano una persona sulla base del nulla. Sono insulti infondati, detti con leggerezza, senza la minima preoccupazione di far soffrire il prossimo. Ma le parole hanno un peso. Prima di parlare degli altri, dobbiamo educare noi stessi alla riflessione, all'ascolto. E comunque alla fine Damiano è venuto da me e mi ha detto: "Certo che quel bagno faceva schifo, era un vero e proprio disastro!"